processo di scarico del conduttore è un processo nel quale il conduttore, sì, un conduttore, vabbè, di mia nonna, il condensatore, oh. Allora, il processo di scarico del condensatore è un processo nel quale il condensatore si comporta similmente a un generatore di corrente. Quindi inizialmente il circuito avente una certa resistenza R è aperto. Lo chiudo, sacco. Lo chiudo all'interno del circuito il condensatore scarica una certa quantità di corrente IT, dove con IT si intende, ripeto, la corrente istantanea. Chiamiamo VC la differenza di potenziale ai capi del condensatore, il V con R, la differenza di potenziale ai capi della resistenza. Tra gli stessi capi deve esserci la stessa differenza di potenziale, e dunque VC è uguale a VR. Sto trascurando la caduta di potenziale dovuta ai fili. Quindi è VC che è la carica Q diviso la capacità C. Questo è uguale alla R per la I di T, R per I e la V della resistenza. Quindi è uguale a R per una variazione di carica del tempo, in particolare una variazione negativa perché si sta scaricando il condensatore. Di nuovo riconduco a un qualcosa del tipo dQ in dt uguale a meno Q su RC, il mio discorso, e cioè a meno Q su tau, dove tau è la costante di tempo. Inizialmente il condensatore ha una carica, evidentemente non nulla, altrimenti non avrebbe senso scaricarlo, e quindi passa da Q0 a un Q finale del processo di scarico. Per separazione delle variabili ho un dQ su Q uguale a meno 1 su tau integrale tra 0 e t di dt, e cioè meno t su tau. La primitiva di dQ su Q è il logaritmo in base n del modulo di Q calcolato tra q con 0 e q, e cioè uguale al logaritmo in base n di q meno il logaritmo in base n di q con 0, ma la differenza di logaritmi è la differenza, è il logaritmo del rapporto, e quindi ho il logaritmo in base n di q fratto q0. Logaritmo in base n di q fratto t0, q0 uguale meno t su tau. Facendo l'esponenziale di quantità uguali, o di nuovo quantità uguali, ma l'esponenziale del logaritmo libera q su q0, meglio modulo di q su q0, uguale e elevato a meno t su tau. E
dunque Q, modulo di Q è modulo di Q0 per E elevato a meno T su tau. Vabbè, prendiamo le cariche con il loro segno, diciamo pure Q uguale Q0 per E elevato a meno T su tau. Questa è una Q di T, è una variazione di carica nel tempo. E dunque possiamo graficarlo. Q di T in funzione di T. All'istante T uguale a 0, evidentemente ho una carica Q0 iniziale. Per T che tende a infinito, tutto tende a 0. Con che rapidità? Dipende da tau, in particolare da 1 su tau. Se 1 su tau è grande, e cioè tau uguale R per C, piccolo, e cioè o R o C piccoli, ho un 1 su tau grande, quindi un decremento molto rapido della carica. Aumentando tau, la decrescita è più graduale. In ogni caso, questo è l'andamento.